I toni sono ultimativi, nessuno, a parte la cancelliera Merkel, si era spinto così in là. La Grecia non può diventare un pozzo senza fondo, dice riferendosi agli aiuti europei del Fondo Monetario il ministro tedesco delle finanze Schäuble. Verrà salvata in un modo o nell'altro, o all'interno del quadro di un nuovo programma di aiuti, o in un altro modo che attualmente non vogliamo. E per quanto la frase sia sibillina, l'altro modo è evidente e ciò che credono da tempo i mercati, l'uscita dall'euro e il ritorno alla dracma. La Grecia rimarrebbe in Europa anche se lasciasse l'euro, prosegue infatti Schäuble, sottovalutando del tutto il terremoto che un fallimento innescherebbe sui mercati e l'effetto domino che trascinerebbe altri paesi ancora in equilibrio precario in una voragine dalla quale a quel punto non si salverebbe più nessuno, nemmeno la Germania. E se l'accusa è che la Grecia non ha fatto le riforme, non ha tagliato la spesa, è anche vero che il paese è in recessione da 5 anni e a deprimere l'economia è stata anche la cura draconiana imposta dall'Europa targata Germania. Un percorso senza crescita non ha via di sbocco e a questo guardano i mercati quando danno per scontato il fallimento. A puntare il dito contro questa ricetta per l'uscita dalla crisi è oggi il finanziere Soros, uno che di speculazione se ne intende. In una intervista allo Spiegel attacca la cancelliera Merkel: il piano di risparmi imposto ai vari paesi può fare ripetere l'errore che nel 1929 ha condotto l'America alla grande depressione, dice, e Angela Merkel non vuole capirlo.